facciamo la conferenza stampa per presentare la nuova giunta e sono presenti con me i nuovi assessori, cioè coloro i quali entrano oggi in giunta. Questo perché gli altri sono collegati, alcuni in video, questo perché ovviamente siamo in una fase di emergenza pandemica e non potevamo essere appunto in tanti. Quindi io innanzitutto vi presento i nuovi assessori. Siamo il professor Francesco Saponaro, che è conosciuto per le tante cose fatte nella sua carriera politica e professionale, da consigliere regionale a assessore al bilancio e alla programmazione nella prima giunta Vendola, in Nova Puglia, presidente di Nova Puglia, presidente del CES attualmente. Insomma, io lo ringrazio perché è un ruolo molto importante e delicato il suo, non per sminuire quello degli altri 7 assessori, però in una città che ha un piano di riequilibrio economico, un piano di riequilibrio che probabilmente sarà da rivedere perché è stato formulato il 9 gennaio del 2020, alla vigilia di quella che poi è diventata la pandemia Covid, che necessita evidentemente di una rivisitazione per quello che è successo. Il suo apporto sarà fondamentale, così come per la programmazione economica, perché si apre anche una stagione diversa in Italia dal punto di vista delle politiche, da quelle dell'austerity. Abbiamo politiche espansive con il recovery, speriamo anche di riaprire col governo il programma del CIS, del contratto istituzionale di sviluppo. Poi a fianco a me abbiamo Emma Taveri, che anch'essa giovane imprenditrice, posso dire, l'ho detto così nelle interviste, attiva ovviamente nel campo del turismo e dell'attrazione di mete turistiche, la quale ha la delega principale proprio sulla Brindisi turistica, no? Città che vuole diventare una città turistica e che fa del turismo, della promozione del marketing del territorio e della creatività, Brindisi creativa, perché va riempito questa attrattività e paesaggio e beni monumentali, ma è anche creatività di un territorio che può esprimere energia, cultura, arte e che può, a mio avviso, ambire ad avere un posto di primo piano a livello regionale. Molto spesso noi in città abbiamo un po' l'abitudine, no? di sentirci un po' appesantiti, un po'. Però invece la spinta giusta, Emma ci darà la spinta giusta per ritrovare la voglia di essere tra i soggetti importanti nella nostra regione e non solo. E poi Massimo Vitali, sapete, è un funzionario dell'ASL, si occupa di materie socio-assistenziali, e però ci darà una mano in un settore estremamente complicato in questo momento, che è quello del commercio e delle attività produttive, perché tutta Italia, commercio e attività produttive, soffrono. Dobbiamo ricostruire anche una fiducia, insomma speriamo che quanto prima col piano delle vaccinazioni si possa riaprire un varco di speranza per il settore, che è fondamentale in tutte le città, ma anche e soprattutto nella nostra città. E poi sull'igiene pubblica, che è anche un altro tema sentito, la gestione dei rifiuti, quindi il decoro urbano e problematiche connesse. Io ringrazio tutti e tre loro che hanno accettato di far parte di questa giunta, vi ha accettato questa sfida che non è semplice, ripeto, non è mai semplice, ma in particolare in questo momento. E consentitemi anche un ringraziamento a Roberto Lopalco, che è stata una compagna di viaggio importante in questi 2 anni e mezzo, un'ottima professionista, bravissima, abbiamo anche molto affetto per lei. Sapete però, nella vita, nella politica, quando si fanno dei tagliandi, come si suol dire, delle ridiscussioni, ovviamente è parte delle normali dinamiche politiche, non è una bocciatura, ma ovviamente una letteratura anche delle presenze, delle riadeguamenti, delle presenze tra Consiglio Comunale e Giunta. Io lo dico apertamente, non mi scandalizzo, lo si fa, è sempre esistita, è parte della storia politica, e avviene anche nei comuni. E, tra parentesi, noi abbiamo comunque in praticamente circa
poco più di 32-33 mesi abbiamo 5 assessori, diciamo, nuovi. Ricordo stagioni in cui a 3 anni c'erano cambi fino a 30 assessori. Ma ecco, detto questo, poi lascerò la parola a loro, voglio dire ancora solo due o tre cose. Innanzitutto, dove siamo arrivati in questi 2 anni e mezzo? Abbiamo fatto delle opere, a mio avviso, importanti, dal piano di riequilibrio che ha posto, diciamo, delle basi importanti per riequilibrare i conti del Comune di Brindisi. C'è ancora una parte di strada da fare, ma molto anche è stato fatto. Abbiamo lavorato molto sui temi della rigenerazione urbana. Molti sono i progetti che sono stati presentati. La settimana prossima, o forse dopo Pasqua, vediamo un po' come va l'evoluzione pandemica, abbiamo presentato moltissimi progetti di rigenerazione. Abbiamo sbloccato molti progetti che erano su un binario morto. Mi riferisco a quello periferie ex Saca, vi ricordate, e il bando del collegamento shuttle su gomma. Anche questo è stato rivisto e rimesso in moto, oltre ovviamente il progetto su ferro di collegamento dell'aeroporto. Insomma, progettazione importante. C'è il Pale 20 che prosegue il suo percorso. Se li mettiamo insieme, poi li illustreremo, abbiamo circa 150 milioni di euro di progetti che noi speriamo nei prossimi 2 anni. Il lavoro da fare è fare diventare cantieri. Alcuni partiranno a breve, a partire appunto dal cosiddetto shuttle. E poi abbiamo fatto, ovviamente, a mio avviso, tanti progetti più piccoli, dall'ostello, adesso riapriremo il parco del Tommaseo, speriamo di ritornare sul CIS, su cui dobbiamo riprendere un discorso sul governo, col governo, però diciamo, ecco, c'è da fare, diciamo, queste cose. Vi posso annunciare che altri temi importanti saranno la pianificazione del territorio. Già lunedì verrà consegnato il documento preliminare programmatico del PUG alla commissione consigliare. Mi è stato consegnato dal professor Borri e dal dirigente Carozzo circa 2 settimane fa, e io lo sto riguardando e ho terminato veramente. E quindi lunedì sarà consegnato alle commissioni consigliari per il dibattito. Saranno i tempi per l'approdo in Consiglio Comunale, saranno decisi ovviamente dal Consiglio Comunale, dall'esame che faranno. E l'impegno che abbiamo è anche un altro impegno importante: a ottobre vogliamo arrivare con lo strutturale, ma non è semplicemente lo strutturale, vogliamo accelerare e porre sul tema della pianificazione, già all'interno dello strutturale, situazioni importanti, a partire dall'adeguamento attraverso lo strutturale dell'attuale PUG al piano PPTR, piano paesaggistico. Sapete che non è stato finora realizzato, e la pianificazione della costa, la pianificazione di alcuni interventi che anticiperanno le soluzioni nel PUG, proprio perché non vogliamo perdere tempo in questo caso. Se dovessimo avere i fondi del CIS, abbiamo bisogno di rendere coerenti alcune pianificazioni, sia sulla rigenerazione urbana che sia sulla costa, importanti. Quando dico questo, qualcuno erroneamente ha pensato a varianti per risolvere questo o quel problema. Non è questo il tema, perché alcune criticità da Acque Chiare alla contraria Betlemme troveranno soluzioni in altra modalità, non è la variante. E la pianificazione della costa, che per noi da Mater Domini sostanzialmente fino ad Apani, fino al confine con Carovigno, è solamente terreno agricolo. Quindi se noi vogliamo riqualificare la costa, la protezione, lo spostamento della strada all'interno, la rinaturalizzazione, la possibilità di avere una mobilità sulla costa, insomma parcheggi, abbiamo bisogno di una pianificazione, e la troveremo. Questo è uno dei primi aspetti importanti. Ecco, ce ne saranno altri, dal piano della mobilità
al prossimo bando che focalizzeremo, che è appena uscito, di rigenerazione, che focalizzeremo sulla mobilità, in particolare una mobilità ciclistica su cui ci teniamo molto. E la città universitaria, su cui stiamo lavorando con la Regione Puglia per rendere Brindisi città universitaria, che non significa solo corsi, ma anche città appunto adeguata nei servizi agli universitari. Insomma, sviscereremo poi opportunamente tutti questi programmi e questi progetti. E se devo, rubo altri due secondi, avremo anche due collaboratori esterni che ci daranno una mano, e sono il dottor Gianni Quarta, che conoscete tutti in città, era il primario di ematologia, oggi in pensione, ci darà una mano sui temi dell'infrastrutturazione sanitaria e dell'emergenza sanitaria. Insomma, abbiamo bisogno, si apre col recovery, con tutto quello che sappiamo, una stagione di potenziamento del sistema sanitario, e abbiamo bisogno ovviamente di competenze. Non è una materia attinente in realtà al Comune, sapete che è delegata tra governo e regione, però anche il Comune vuole dotarsi, insomma, di una di competenze, di possibilità di dire la propria su questo tema. E l'altro è Roberto Covolo, che oltre ovviamente un collaboratore esterno è anche un mio personale amico e quindi mi continuerà a dare una mano sui temi dell'innovazione sociale ed economica. Ovviamente questi due incarichi sono assolutamente a titolo gratuito, non sono, diciamo, chiamiamoli deleghe del sindaco, sono previste ovviamente dalle norme come collaborazione esterna, appunto a titolo gratuito, e ci daranno una mano su proposte che potremo valutare, lui in questo campo, nel campo dell'innovazione sociale ed economica. E niente, poi ci saranno anche un paio di deleghe, due, tre deleghe, adesso vediamo, su sicuramente anche ai consiglieri comunali, c'è Luana Pirelli sul tema salute e benessere, Giulio Gazzaneo sul tema delle politiche giovanili della città universitaria. Degli animali, no? Qualcuno ha detto salute e benessere degli animali. Sì, sì, scusate, sì, certo. Sì. Bene precisare, fatto bene a precisare, salute e benessere degli animali, sapete, lei lavora molto con le associazioni su questi temi. Ecco, queste le principali cose che volevo dire, io ho già preso troppo spazio, volevo lasciare per due parole a Francesco, a Emma e a Massimo. Riservandomi ovviamente di approfondire nei prossimi giorni con gli uffici anche le sfumature della situazione, per esempio del bilancio, mi limiterei a dire che il piano di rientro, di risanamento, è stata in questo comune una scelta anche obbligata a causa della, la chiamo solo superficialità nella formazione dei bilanci degli anni precedenti, che sono stati composti senza valutare bene l'attendibilità, per esempio, delle entrate previste. Ed è questo un classico di tutti gli stati, le regioni e i comuni che poi vanno in sofferenza finanziaria. Quello dell'assenza di quello che gli studiosi chiamano il custode del bilancio, che significa il custode dell'equilibrio di bilancio, che non è la negazione della politica, ma l'esatto contrario, perché l'equilibrio di bilancio impone di valutare delle alternative, impone di fare delle scelte tra entrate e uscite. Invece, quando questo non accade, poi sulle future generazioni, in questo caso saremmo noi, lasciate stare la mia età, gli amministratori e i cittadini contemporanei, si scaricano gli errori. Noi dobbiamo gestirli, il piano di riequilibrio va aggiornato, probabilmente, come già diceva il sindaco, perché comunque sono accadute tante cose che hanno inciso sulla situazione dei comuni, sia quelli
in riequilibrio che sugli altri comuni. Non è sufficiente ovviamente qualche provvedimento come quello preso in questi giorni dal governo Draghi, per esempio del ristoro sulla tassa di soggiorno, ma ci sono tanti altri aspetti al di là della tassa di soggiorno. L'aspetto entusiasmante della situazione di Brindisi, però, è stato già accennato dal sindaco, è quello di riuscire, e c'è questa possibilità, a compensare la rigidità, chiamiamola così, del bilancio e della spesa corrente con la moltiplicazione della spesa per investimento. Ha già detto il sindaco, abbiamo la prospettiva del contratto istituzionale di sviluppo, del rilancio della cittadella dopo la delibera regionale, del recovery fund. Io voglio sottolineare che in questo scenario la spesa per investimento non significa necessariamente solo e soltanto, che ne so, opere pubbliche tradizionali, ma significa approcci, per esempio come quello della riqualificazione dei quartieri, del risanamento urbano, che hanno molti ingredienti sociali che incidono sulla qualità quotidiana della vita dei cittadini, ma spesa per investimento significa anche, per esempio con il recovery, mi sono informato e questo aspetto non è stato modificato dal governo Draghi rispetto alla bozza del governo Conte, potenziare stabilmente la sanità territoriale, modernizzarla, moltiplicare per esempio l'approccio della telemedicina, facilitare la fruizione delle cure da parte dei cittadini, soprattutto di chi soffre di patologie croniche. E questo aspetto, sì, è vero, ci sono le ASL, per carità, però i comuni, che sono, come dire, direttamente tutori della salute pubblica, non possono disinteressarsi di ciò che degli eventi della vita si chiamavano una volta, no? E la sanità purtroppo è un aspetto fondamentale degli eventi della vita quotidiana dei cittadini. Quindi la sfida è quella di compensare la rigidità, ecco, chiamiamola così, della spesa corrente, magari rinegoziando alcuni aspetti troppo rigidi. Pensiamo al personale, con i competenti organi ministeriali o della Corte dei Conti, eccetera, e però poi affrontare nel prossimo biennio la maturazione di quanto già, e non è poco, è stato conseguito in termini di finanziamenti, di progetti da parte del Comune in questo biennio, che ora va appunto cantierizzato, sia gli altri scenari a cui abbiamo già fatto riferimento, il CIS, il recovery, eccetera. Io ci tengo innanzitutto a ringraziare il sindaco e chi mi sta dando fiducia in questo mio nuovo ruolo. Innanzitutto desidero ringraziare perché credo che sia un bellissimo messaggio di speranza. Ovviamente accetto questo incarico in un momento molto difficile per il turismo in Italia e a livello internazionale. E sono consapevole ovviamente della sfida in questo momento pandemico e della sfida perché si tratta di una città come Brindisi, una città che non è oggi una destinazione turistica riconosciuta, ma che in un momento come questo, in un momento di profondo cambiamento, in un momento di grandi sfide e di cambi di paradigma, potrebbe giocare un ruolo. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco, ringraziare chi mi sta dando fiducia, perché credo che questo mio incarico, questo mio ruolo rappresenti un grande messaggio di speranza per chi crede in un cambiamento possibile, per le persone giovani, per i ragazzi che come me acquisiscono delle competenze, studiano tutta la vita e spesso stanno lontani dalla politica perché la politica viene sempre vista con un po' di diffidenza. Io ci ho pensato un bel po' prima di accettare questo incarico, e il sindaco lo sa bene, perché è un lavoro, perché sono un'imprenditrice, una società che oggi è affermata in Italia
Per quanto riguarda i temi del turismo, del marketing territoriale, delle destinazioni, ricopro anche dei ruoli insomma importanti e devo essere sincera, avevo paura di accettare questo incarico perché da un lato sono entusiasta, so di poter mettere tutte le mie competenze al servizio della città e dall'altra parte ovviamente è un momento difficile, un momento pandemico, di grande crisi per il turismo a livello nazionale e internazionale, in una città come Brindisi, in cui io sono nata e cresciuta e sono andata via perché quando io ero giovane e quando io sono cresciuta qui era una città da cui andare via e in cui non tornare. Devo essere sincera, questa amministrazione mi ha dato speranza dall'inizio e sono felice di accettare questo incarico che mi permette di mettere al servizio della città tutto quello per cui io ho studiato tutta la vita e per cui ho lavorato tutta la vita. I temi del turismo, del marketing territoriale, della Brindisi creativa, quindi una cross-settorialità, quindi cercare di mixare, di unire diversi settori nell'ambito turistico, oggi possono rappresentare un momento di ripartenza per una destinazione come Brindisi che se da un lato non è una destinazione oggi affermata a livello diciamo di classica destinazione turistica, può puntare sulle nuove tendenze, può provare ad intercettare dei nuovi flussi che questa pandemia sta accelerando e che possono rappresentare sicuramente una nuova economia per i territori che però sapranno intercettare queste opportunità. Noi lavoriamo tanto a livello nazionale e internazionale con destinazioni che oggi, anche le destinazioni più classiche, si devono reinventare. Oggi le persone, i turisti, i viaggiatori e anche i nomadi digitali, quindi le persone che viaggiano e lavorano e quindi vivono le destinazioni in modo diverso, cercano altro. Ecco, questo altro noi possiamo costruirlo a Brindisi, l'esperimento di Sea Working che abbiamo lanciato quest'estate, che è stato un progetto pro bono, quindi totalmente donato alla città, simboleggia, rappresenta, non è solo un'iniziativa di marketing o un'iniziativa di promozione, è un laboratorio, è stato un laboratorio per testare se a Brindisi si potessero intercettare dei nuovi turisti, dei nuovi viaggiatori e abbiamo ricevuto una risposta incredibile, sia dal punto di vista mediatico che di interesse. Sono state pubblicate di recenti alcune notizie riguardanti questo progetto su un mensile tedesco, mi hanno chiamata ieri dal Lussemburgo e questo è solo quello che si può fare mettendo, studiando il mercato, analizzando quello che i viaggiatori ci stanno chiedendo e creando delle proposte nuove, delle offerte con il territorio. Quindi una delle mie diciamo ambizioni è quella di coinvolgere il territorio, coinvolgere gli operatori, coinvolgere altri settori in questa rinascita turistica del territorio e quindi accetto con estremo entusiasmo questo incarico, non vedo l'ora di cominciare a lavorare e di confrontarmi anche con gli altri assessori e con tutto il territorio per far ripartire Brindisi in modo che sempre più persone come me scelgano di tornare. Io potevo vivere ovunque, ho scelto di tornare a Brindisi e quindi spero che sempre più persone possano tornare, creare qui il proprio futuro e soprattutto convertire Brindisi in una destinazione che attragga dei target e dei flussi davvero interessanti per la città. Grazie. Buongiorno, sono anch'io ben felice di far parte di questa squadra. Quando mi è stato chiesto di entrare in giunta, insomma, sono rimasto un pochino perplesso, anzi mi sono guardato pure dietro perché pensavo non ce l'avessero con me e quindi insomma, perché mi rendo conto delle difficoltà. Sappiamo tutti che Brindisi attraversa una crisi endemica ormai. Il Covid non ha fatto altro che acuire una situazione che era comunque già presente, importante. Io ho chiaramente ho avuto poco modo di vedere quali sono qual è la situazione. Mi sono però sentito con l'assessore Pinto, ho visto che ci sono dei progetti sul tavolo molto interessanti e questo mi ha dato l'input per accettare, oltre al fatto di poter lavorare col sindaco Rossi, che comunque già stimavo, e così come molti membri della giunta. Ho intenzione di incontrare le associazioni di categoria al più presto, perché secondo me intavolare un dialogo e capire quali sono le criticità, i problemi
del settore, è un modo per poter raccogliere pure le esperienze di chi sta veramente sul campo, è importante secondo me, su questo pensiamo di lavorare. Ho visto, ripeto, che ci sono dei progetti interessanti per il rilancio della città, e lavoreremo molto su questo. Voglio dire, so che comunque trovo una strada comunque già avviata, e quindi insomma sarà forse più facile per me lavorarci sopra. Voglio dire anche che, poiché ho anche la delega sulla igiene pubblica, so che l'architetto Lopalco ha lavorato bene, lo sento dire da tutti, lo abbiamo visto in città, e quindi conto anche di poter sentire lei e i suoi collaboratori per avere insomma un passaggio di consegne importante da poter mettere poi in pratica quello che era il percorso già avviato. Mi auguro di poter lavorare quanto prima con profitto e con risultati per la città.